Ragazzi, la tata è arrivata! Abbiamo 30 secondi, preparatevi! Accettato! Trappola con i soldi! Palla da bowling invece di un pallone da calcio! Bene, io ho delle cicche che esplodono! Hai mai visto queste cose? Guardate, prendete e... potete anche alcuni insieme! In breve, ragazzi, ora vi dirò cosa sta succedendo. La produzione A4 ha messo in questa casa noi per 24 ore e per il cattivo comportamento hanno detto che ci avrebbero mandato una babysitter. Una babysitter per noi? Ma siamo ragazzi adulti, pensano che non proveremo la colazione? Allora abbiamo deciso con i ragazzi di fare un piano, una trappola. Abbiamo preparato dei prank per la babysitter per farla scoppiare in lacrime in modo che te se ne torni a casa. Bene, così potremo riposarci tranquillamente. Bene, la tata sta arrivando, iniziamo! Forza! Forza, siamo pronti! Bella! Ciao a tutti, sono arrivato! Un uomo? Forse un fattorino! Dai, non importa, vediamo come funzionano i prank! Oh, dei soldi! Ma l'hai caricato giusto? Sì. Come l'ha supportato? Non lo so! Ehi, passa, passa qui, forza! Forza, forza! Com'è pesante questa palla! Non funziona nulla! Bene, Glent, la nostra via d'uscita! Andiamo! Benvenuto! Quindi, ragazzi, basta, basta! Ciao a tutti, sono la vostra babysitter per oggi! Cosa? Cosa? Sì, sono stato assunto da A4 Production per tenervi d'occhio. Ho comprato cibo lì, portatelo in cucina e ora poi mi laverò le mani, ok? Sì! Grosso così! Ragazzi, sono scioccato! Sembra che la produzione A4 ha assunto la tata più impassibile! Bene, ragazzi, propongo di farla arrabbiare. Lui, insomma, propongo una sfida. Chi per primo fa arrabbiare la babysitter e viene punito riceverà 1000 euro. Fare arrabbiare le persone per soldi, forza. Aspetta, se lo facessimo infuriare ci desse un pugno. Beh, per 1000 euro si può anche fare, no? D'accordo. Bene, la produzione è 4 e babysitter. Non sapete ancora con chi avete a che fare. Andiamo. Sì, ragazzi. E se gli attaccassimo le scarpe al pavimento? No, dobbiamo agire più duramente qui. Oh, ho un'idea. Quale? Che cosa hai fatto? Ragazzi, cos'è questo casino? Perché il bicchiere è rotto? Sono stato io a rompere il bicchiere. No, sono io. No, io. Io l'ho rotto. Mi devi coprire. In realtà sono stato io a rompere sì, il bicchiere. Sì, non hai rotto nulla, l'ho distrutto, l'ho preso e... Ragazzi, va tutto bene. A chi non capita? Pulirò tutto io. Oh, Sergino! Beh, sono sbadato, veramente! Bene, allora io! No, allora io! Non si rompe, sembra di plastica! Vladino, che ragazzo persistente! Ma niente, è una qualità molto buona per un giovane uomo! Ragazzi, andate a fare i vostri affari, ora mi occuperò tutto, ok? Va bene! Perché su un aereo tutto dipende dall'elica... Cos'era? Probabilmente mi è sembrato... Ragazzi, guardate! Colorante alimentare! Ora gli faremo una pulizia! È molto pesante! 1000 euro sono i miei! Andiamo, basta, basta, basta! Ragazzi, ragazzi, venite qui! Che cosa c'è? Cos'è successo? Vedete, cos'è questo? Non lo so! Sì, questa è vera arte! Sì, carino! Sentite, è così bello! Probabilmente farò tutte le finestre in questo modo! Beh, probabilmente... andiamo! Un attacco d'arte! Dai. Ma è indistruttibile, diamo! Ok, ragazzi! D'ora in poi ognuno fa per se stesso! Accendiamo la testa! Ricordiamo i prank più difficili! Dopotutto, la lotta è per 1000 euro! Sì! Sì! Bene, allora iniziamo! Oh! Beh, a quanto pare la nostra babysitter ama molto pulire, quindi ho preparato per lui uno scherzo relativo alla pulizia! Oh, Kobiekov! Hai deciso di raccogliere la spazzatura? Che bravo ragazzo! Dopotutto, pulire la spazzatura è un duro lavoro. Sono orgoglioso di te. Bravissimo. Grazie. Pulire è così difficile. Oh, sì.
vedremo come la gestirà questa. Compagno babysitter, ho pulito la spazzatura. Kabikov, così in fretta. Lascia che ti aiuti. Ecco, prego. Non ho capito. Una mano? È una specie di cyborg. Mentre la tata fa qualcosa lì, ho uno scherzo spettacolare per lui. Voglio entrare nella spazzatura e nascondermici dentro. Quando porterà fuori la spazzatura, io salterò fuori e lo spaventerò. Di solito la paura porta le persone alle emozioni. Il lavoro è sporco, ma per 1000 euro. Il profumo qui è davvero spettacolare. Spero che presto vada a buttare la spazzatura. Non riuscirò a stare qui molto tempo. Che cos'è qui? Ha nevicato? Che stupido, ha buttato un manubrio nella spazzatura! È quasi nuovo! Dobbiamo urgentemente mettere qualcosa di freddo sulla mia fronte. Non importa, dai. Conosco un pazzo scherzo con una bottiglia per fare questo. Raccogliamo dell'acqua. La bottiglia è piena. Prendiamo una moneta, la gettiamo dentro. Oh, così. Bene, la moneta è dentro. Rimuoviamo l'etichetta in modo che sia più visibile. Chiudiamo e andiamo. Scusate. Sì, Sergino? Non ci vedo bene, non capisco una cosa. C'è una moneta qui dentro o la vedo solo io? Può dare un'occhiata? Fammi vedere. Scusi, mi si è contorta un po' la mano. È perché sei così secco. Fa niente. Prima ero anch'io magro e anche le mie mani non mi obbedivano. Devi andare a fare palestra. Allenati, pompati, sviluppa il tuo corpo. Accidenti, è veramente un duro. Cosa sono io? Vedremo chi di noi è un secco adesso. Bene, ho vinto. Ragazzi, sono un genio! Guardate, è un barattolo di proteine del nostro tatone. Certo, non può stare senza questa cosa. Questa cosa dovrebbe essere mangiata 3 volte al giorno. Bene, avete capito? Ora faremo una piccola sostituzione. Dove lo versiamo? Anche se penso che si arrabbierà ancora di più. E versiamo la farina. Da un tale cocktail impazzerà sicuramente. E torniamo al posto. Niente, niente. Troveremo il suo punto debole. Ogni persona ce l'ha. Ogni persona ha una cosa che potrebbe semplicemente buttarla fuori controllo. Mi fa arrabbiare personalmente, sai quale situazione? Quando sotto il video viene raccolto meno di 1 milione di like. Wow, sono arrabbiatissimo dopo. È meglio non avvicinarsi a me in quel giorno. Ma tu mi aiuti costantemente in questo. Oh, Vlad, ciao. Oh. Che ci fai qui? Ah, sto parlando con gli abbonati. E tu cosa fai? Sì, penso di mangiare un po'. A proposito, hai mai provato la nutrizione sportiva? Sì, l'ho provato. È anche deliziosa, con banana, cioccolato. Come un frappè, solo anche per i muscoli. Lascia che te ne faccia uno. Versa acqua, prendi un cucchiaio e mescola. Ed è buonissimo. E soprattutto fa molto bene. Cosa non è andato, eh? Accidenti, probabilmente è andato a male. E cosa, non sei arrabbiato? Dai, fa niente. Volevo comunque comprare un gusto nuovo. Vado ad ordinarmi un nuovo barattolo. Vuoi qualcosa anche tu? No, grazie. Bene, dai. È proprio duro, fa niente. I grandi armadi fanno rumore quando cadono. Troverò un modo per farlo arrabbiare. Compagno babysitter, mostra i tuoi barattoloni. Oh, guarda cosa ho qui. Wow, va bene, ma i miei sono più grandi, guarda questi. Oh, Kabikov, devi ancora lavorare sull'umorismo, ma fa niente, fa niente. Scommettiamo che non puoi mettere le mani in questi barattoli. Ascolta, questa è la scommessa più semplice, guarda. Va bene, dai. Opa. Bene, dai, ora togliele. Aiutami, non ci riesco. Oh no, ho delle cose da fare, questi barattoli ti stanno già molto bene. Arrivederci, buona fortuna. Kabikov, dove vai? Aiutami, per favore. Non ho il cervello, vero? Ah, sì. Io sono Kabikov? No. Allora tocca a te. Sono vivo? Probabilmente no. Ah, vengo da un cartone animato. Sono rosso, di colore? Sì. Sono Saitama McQueen. Sì. Ok, un ultimo tentativo. Quindi indosso abiti? No, Glent, sei uno stupido. No, tu sei stupido. Sì, ma hai scritto sul foglio. Stupido. Accidenti, questa è l'idea per il prossimo scherzo. E allora? Bene, andiamo a dire a questa babysitter e gli mettiamo un nome stupido, solo che sulla schiena, e nessuno piacerà essere chiamato stupido. Andiamo? Andiamo.
qui sulla schiena incollato. Ah, sì? Dove? Un pezzo di carta. Dove? Beh, beh, è quasi arrivato. Ecco, quasi. Qua un po'. Ok, ragazzi, tra 3 minuti vi aspetto tutti sul divano. Avremo una conversazione molto seria. Ok. Bene, sono fregato. Ora verrà e mi rimproverà. Noi abbiamo vinto. Sono stato io l'ultimo a colpire. E allora l'abbiamo fatto insieme, i soldi si dividono. Chi è l'ultimo è il boss, papà. Allora, ragazzi, ditemi, è divertente questo? Sì, sì, è molto divertente. In realtà non è divertente. Esattamente, non è divertente, non è creativo. Ma chi si chiama così? Ma siamo all'asilo. Oh, ci insegnerai ancora a inventare insulti. Ecco qua, sì, e inizieremo da te. Analizziamo questa situazione in modo più dettagliato. Cosa puoi dire al riguardo? Beh, secco, magro, come una scheggia, secco e mortale. Verme. Hai vermi. Benissimo, e poi? Airbag. Questa è Rose di Monsters. Vasoschi. Testa palla. Fantastico, Lumaca. Fantastico, ancora, ancora. Castoro. Patrick. Temperamatite. Sciocchino. E qui quali sono le opzioni? Pirata sbronzo. Calvo. Piccolo funghetto. Oh. Ecco, ecco, già molto meglio, imparate velocemente. Ragazzi, mettiamo soprannomi per la tata. Ah, ma è facile, armadio. Cinghiale. Orangutan. Gorilla. Mattone. Va bene, basta così, a lavarvi le mani e si pranza. Ragazzi, ho un'idea di come buttarlo fuori. Cioè? Non laviamoci le mani. Cosa sei stupido, faremo peggio per noi stessi. Andiamo a lavare le mani. Ragazzi, presto facciamo pranzo e questo significa che ho la possibilità di inventare un po' di prank per il pasto. Come potete vedere, ho deciso di tagliare un po' il tavolo. Bene, un po', quasi completamente, ancora un po'. In breve, ora lo mascherò con la tovaglia bianca e poi guarda cosa succede. Pranzo, 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 pranzo. Allora, quando è che pranziamo? Silenzio, silenzio, Kabiakov. Ho già preparato tutto. Ora porterò il mio piatto d'autore, l'anatra al forno. Più veloce, più veloce, più veloce, più veloce, più veloce. Ehi, ragazzi, ora stiamo aspettando qualcosa di interessante. Ho preparato qualcosa. Ah, ragazzi, appena tirato fuori dal forno, occhio che scotta. Andiamo al centro del tavolo. E cosa mangeremo adesso? Oh, abbiamo rovinato il tuo piatto preferito. Sì, va tutto bene, va tutto bene. Ora, ordinate quello che volete dalla mia carta. Per favore, per me pizza dietetica e poi pulisco io, ok? Bene. Ragazzi, la carta è la nostra occasione. In generale, ordiniamo qualsiasi cosa. Non essere meschino, forza, vai. Andiamo. Sirioga, vai. Dammi 2 coke, no, aspetta, 4. Dammi una scatola. Una cassa di cola. Una pizza, no, 2, meglio 3. Aspettate, ordiniamo 30 pizze. 30 pizze? Perché? Ok. E anche una cosa, un fenicottero rosa enorme. Un fenicottero vero? Beh, no, gonfiabile ovviamente. Queste sono idee. Allora, cos'altro? Beh, comunque siamo in qualche modo modesti. Forse compreremo i biglietti per andare a Bali. A Bali? Sì, per l'anno prossimo. Andiamo. Dai. In 4. Entra. Bene, fatto. Incredibile, ne hai comprati? Comprato. Questo lo farà sicuramente impazzire. Sì. Sirioga, Sirioga. Scele, stupido. A sinistra Salta. Oh, sembra la pizza sia arrivata. Ora possiamo pranzare. A proposito, scommetto 100 euro che ora non ce la farà. Oh. Wow, chi ha questo appetito? Kabiakov, sicuramente sei tu, vero? No, non è mio, il mio non è ancora arrivato. Oh, questo probabilmente per Kabiakov. Oh, controlliamo. Non reagisce proprio. Wow, Kabiakov, è tuo? Ma no, anche questo non è mio. Probabilmente qualcuno l'ha ordinato per errore. Va bene, lasciamolo qui. Accidenti, è probabilmente molto caro. Fa niente, è carino, lasciamolo in pace qui. Wow, ancora qualcosa. È così interessante vedere cosa ci portano, ho già dimenticato. Sto diventando matto come un cavallo, non si arrabbia mai. Oh, ascolta Glenn, non c'è un cavallo, ma c'è un orso, probabilmente è tuo. Ok, sì, mettilo vicino al fenicottero. Sto impazzendo, come fa? È indistruttibile. Oh, quanta cola avete ordinato? Sono io. Anch'io adoro la cola. Ma cavolo, non capisci? In realtà abbiamo speso tutti i tuoi soldi della carta. Sei scemo? Dai, i soldi vanno e vengono, ma queste emozioni restano per tutta la vita. Ragazzi, andiamo a mangiare. Insomma. Oh, che forte.
Ragazzi, penso che la nostra tatona non abbia abbastanza emozioni piccanti. Ah, penso di capire cosa stai dicendo. Ok, ho visto il tabasco e il peperoncino, li porto subito. Prepariamo una pizza infernale per lui che sicuramente brucerà. Allora ragazzi, tenete. Wow! Versiamo. Piano piano, non esagerare. Oh, il tocco finale? Sì. Compagno babysitter, la tua pizza dietetica si sta già raffreddando. Andiamo a mangiare. Oh, che gentilezza. Pensare che mi dicevano che siete problematici. Sì, non c'è di che. Ecco qui. E questa è la mia pizza dietetica? Certo. Ora proviamo. Questo è il cibo che mi piace. Peccato che non sia molto piccante. Bene ragazzi, grazie. Prendo la mia e voi mangiate qui, ok? Sì. È impossibile. Ma come ha fatto? Che delirio. Oh, sono pieno ragazzi. Ora sarebbe bello andare in camera, sdraiarsi, non fare nulla. Solo che non ho voglia di alzarmi. Oh, che Kibikov, sempre pigro, eh. A proposito ragazzi, guardate, ho inventato uno scherzo. La gamba. Che diavolo. Cos'è? Che cosa è successo? La gamba. La gamba. Sì, sono stato io a colpirlo. Punisci. L'ho picchiato anche io. Ma sono io il più vicino, gli ho dato una botta. No, mentono. A dire il vero, volevo andare a sdraiarmi sul letto. Mi sono alzato e mi sono preso a calci. Silenzio, calma. Non muoverti, fammi vedere. Piano piano, fammi vedere dove ti fa male. Qui. Qui? Sì. Oh, piano piano piano. È stato un riflesso, non ti preoccupare. Succede. Dai, vieni qui, ti porto io e non muoverti. Guarda che ratto lui, eh. Guardate, la tata mi ha lasciato un baby monitor e dice che non mi devo sforzare affatto e ho bisogno di riposo. E se ho bisogno di qualcosa userò il walkie talkie. Ho già inventato un prank per lui. Guardate cosa ho. Oh, ora le orecchie di qualcuno si gonfieranno molto. Compagno tata, mi sente? Compagno tata, mi sente? Kibikov, non si sente molto bene quello che dici, parla più forte per favore. Alzi il volume del suo walkie talkie e lo attacchi all'orecchio, sarà meglio così. Un secondo. Kibikov, usa la comunicazione come si deve. Passo. Quindi, guarda, è arrivato in macchina. Sì. E se gli roviniamo la macchina, per esempio? Cosa? Sgonfiamo le ruote, cambiamo tutto. Sì, ma lo scoprirà solo quando se ne andrà. Oh, la sua giacca è appesa lì, spalmiamola con la colla. E ancora una volta lo scoprirà solo quando se ne andrà. Pensa. Dobbiamo inventare qualcosa di diverso. Ragazzi, vado a fare il bucato. Forse avete qualcosa da lavare? No. No? Ok, allora vado in lavanderia e poi vado a fare la doccia. Quindi, per favore, comportatevi bene. Ho avuto un'idea. Anche io. Io vado su. E io lì. Sono andato. Dunque, c'è un'idea. Ora la nostra babysitter andrà a fare la doccia. E io voglio mescolargli la tintura dei capelli nello shampoo. Pensate un po', un uomo così grosso e pompato uscirà coi capelli rosa. Un po' di tempo, andiamo. Sapone, shampoo. Oh, di più. Oh, basta. Oh, ok. Ragazzi, tintura per jeans. Voglio aggiungerlo al bucato della nostra babysitter. Le tate non sopportano affatto quando entri nei loro affari domestici. Ho preso il rosa. Ma è improbabile che gli piaccia questo colore. Cosa? Sono io, ti ho tintato i capelli, punisci, sono io. E perché devo punirti? Grazie, volevo cambiare il mio look da molto tempo e non ho mai osato, ma qui, accidenti, un capolavoro, grazie mille. Compagno babysitter. Oh, ma questo è Kibikov. Aspetta. Anche questo non ha funzionato. La prossima volta lo rado a zero. Sì, Kibikov, sono in ascolto. Venga da me, per favore, nella stanza. Sì, ora metto la maglia e arrivo subito. Che cosa? La mia canotta è rosa? Bene, ancora meglio. Sotto il nuovo colore dei capelli, una nuova maglietta.
Ragazzi, mi sono ricordato dell'opzione al 100%. Nessun altro uomo è stato in grado di resistere a questo. Guardate. I Lego. Immaginate solo il dolore infernale quando lo calpestate. Sicuramente non resisterà a questo. Adesso se la vedrà brutta. Aspetta, babysitter. Allora, ancora un po' di più. Fatto, ora resta solo aspettare la babysitter. Kabiokov, mi hai chiamato? E cosa è successo con i tuoi capelli? Questo, è stato Glenn che mi ha aiutato. Ti piace? Sì. Perché mi hai chiamato? A me fa male la gamba, puoi darmi il caricacellulare, per favore? Sì, nessun problema. Grazie. Questo, giusto? Sì. Tieni, tutto qui? Sì, grazie. Bene, dai, riposati un po'. Ma come? Ah! Ma lui è una specie di Iron Man. Calma, calma. Oh, che stai facendo? Sì, mi sono seduto a leggere un po' una rivista. Ho letto anch'io una rivista di recente. Ho visto Schwarzenegger e tutti i tipi pompati lì. Sembra che tu abbia un bicipite piccolino. Loro invece hanno una bomba lì. Non mi piace molto quello che mi dici. No, davvero, ho un bicipitino così. Ah! Sergino, che cos'è Gli? Bene, ora rimarrà legato così tutto il tempo. Ascolta, questo è il momento migliore per allenarsi. Grazie, Sergino. Glenn mi fa arrabbiare, è calmo come un boa constrictor. I suoi capelli sono rosa. È necessario elaborare una sorta di piano senza errore. Guardate, è lì. Non gliene importa affatto. Sembra che abbiamo perso. No ragazzi, non abbiamo perso. Non ne abbiamo provato ancora una. Non abbiamo provato a offenderlo moralmente. Tipo sei stupido? No, guarda, ho uno scarafaggio. Oh, vattene. Glielo lanceremo addosso. Avrà paura e basta. E perderà la pazienza. Vuoi seriamente spaventare con questo minuscolo scarafaggio un uomo così grande? Beh, l'elefante ha paura del topo. Beh sì, buona idea. Proviamo. Dovete distrarlo. Non ci sono altre opzioni. Salve. Voglio mangiare, bere, mangiare, giocare. In generale tutto è noioso. È noioso? Posso dirvi o mostrarvi un trucco? Guardate. Legato. Che cos'è? Oh, che cos'è? Che cos'è? Ah! Io odio gli scarafaggi. Oh, finito. Venite qui. No, non mi prendere. No, non mi toccare. Calma, calma. Elegante, eh? Sì. Verme! Hai fame? Aspetta, 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 aspetta! Cos'è questo? Solo non con gli occhiali, non con gli occhiali! Vieni qui, bello! Ah! Pranzo è servito! Hai trovato la moneta? No! Cerca lì dentro! No! Piano, piano! Dai, vieni qui, vieni qui! Così! Bene, avete imparato la lezione? Sì! Ma come hai resistito così tanto, eh? Perché la produzione A4 mi ha promesso 1000 euro se avessi trascorso 24 ore con voi senza arrabbiarmi, ma qualcosa non è andata. Ah, beh, capisco. Si scopre che hai perso. No, concorderemo con voi che terrete la bocca ben chiusa o passeremo un altro giorno insieme. Ok, rimanete buoni seduti qui. Vado a guardare la TV. Ecco, questa A4 Production. A proposito, ragazzi, ho vinto 1000 euro, l'ho buttato fuori. Si scopre, sì. Ben fatto Kabiokov. Bene ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo video. Come abbiamo fatto a arrabbiare questa babysitter? Se è così, allora supportateci con un like. Abbiamo cercato di buttarlo fuori e ce l'abbiamo fatta. Ero con te Vlad A4, Glent, Kabiokov, Sirioga. Ciao a tutti. Glent, Kabiokov, yo Glent, Vlad A4. E non dimenticate quanto va la mia Lambo.